Che idea di Dio abbiamo? Nel Vangelo di oggi Gesù è accusato di bestemmia perché si è proclamato figlio di Dio. E l'accusa che faranno a Gesù durante il processo nel Sinedrio, in quel caso Gesù rimarrà in silenzio, non risponderà. Oggi nel Vangelo di Giovanni Gesù contesta ai suoi accusatori che questa espressione figlio di Dio è un'espressione che si trova nella scrittura. Apparteneva al popolo di Israele. Il popolo di Israele viveva questo rapporto di figliolanza con Dio. Nonostante tutto, i suoi accusatori non vogliono ascoltarlo. E poi Gesù porta a testimonianza le sue opere. Le opere che lui compie sono opere di Dio. E perché allora non credete? Perché non riuscite ad abbandonare la vostra idea di Dio? C'è quasi un ribaltamento. Gesù è accusato di essere un bestemmiatore. I veri bestemmiatori sono coloro che l'accusano, perché usano del nome di Dio per i propri tornaconti, per i propri interessi personali. Ecco, allora lasciamo che la parola di oggi ci interroghi, ci aiuti a chiederci che idea di Dio abbiamo e se questa idea di Dio è quella vera, se stiamo seguendo il Dio di Gesù Cristo, se stiamo seguendo i nostri interessi, il nostro tornaconto, dimenticando appunto che il Signore ci chiede di abbandonare tutto questo per essere Suoi discepoli. Oggi rinuncio alla mia idea di Dio per cercare il Dio vero, il Dio di Gesù Cristo.